Ogni tanto non ci facciamo mancare le nostre sbarbate pubbliche ed eccoci qui nel mio angolo vintage allestito per la rasatura tradizionale. In questa puntata voglio provare con voi alcuni prodotti, due dei quali sono nuovi, intonsi li provo, li apro e li utilizzo per la prima volta insieme a voi e sono quelli che mi ha regalato l'amico Alessandro Pistoia di Pantarei, che sono, guardate che bello, già dalla ciotola in porcellana dipinta a mano, riconoscete il volto di chi? Di chi? Ma ovviamente di lui, di Vincent van Gogh. Ed ecco infatti che questa linea si chiama Vincent, che l'ho soltanto aperta, l'ho appena sniffata e mi ha già inebriato, perché quel genere di fragranze che piace a me, poi ve la descriverò. Sempre di questa linea c'è anche il dopobarba omonimo, che si chiama appunto Vincent, e insieme a che cosa utilizzerò? Beh, come prebarba utilizzerò uno che reputo tra i prebarba commerciali quelli italiani di maggiore efficacia e insomma con i quali mi trovo meglio, quello della Cella, il gel prebarba della Cella. Poi utilizzerò come pennello da barba, sempre quello di Pantarei, con mescola Mustang, eccolo qua, e infine utilizzerò un rasoio a mano libera, un'edizione limitata prodotta su commissione di Captain Fawcett, che ho riaffilato proprio nell'ultima puntata dedicata alla rasatura tradizionale. Ma bando alle ciance, adesso ci prepariamo e così iniziamo la nostra rasatura. La sigla. Bene, ci siamo pronti. Primo passaggio, ci inumidiamo il volto. Ho la barba molto lunga. Allora, applichiamo il nostro prebarba. Abbiamo detto utilizzo quello della Cella, che è trasparente, piuttosto fluido e soprattutto molto lubrificante, quindi perfetto per lo scopo. La profumazione fortunatamente è poco invadente, quindi non andrà a contrastare con quella del sapone da barba. E nel frattempo massaggio, così la pelle si prepara, si ammorbidisce e il pelo si predispone alla rasatura. Bene, è arrivato il momento quindi di prelevare il sapone. Utilizziamo questo super pennellone in mescola Mustang. Andiamo a prelevare il sapone. E già mentre lo andiamo a prelevare, ecco che inizia a diffondersi il suo aroma che mi riporta indietro nel tempo. Allora, questo è un aroma, è una fragranza difficile da definire perché è abbastanza complessa, ma riporta indietro nel tempo, riporta nelle antiche barberie di qualche decennio fa, di diversi decenni fa. Le prime note che emergano sono quelle agrumate, quelle degli aranci di Sicilia, dei limoni, del bergamotto. Ecco qua. Andiamo adesso a montarlo in ciotola. Mentre lo monto vi dico intanto una cosa importante. Dunque, questo sapone da barba, così come anche il dopobarba, è prodotto in Francia, ma su commissione di Pantarei, quindi siamo un prodotto italo-francese. Andiamo ad applicare il nostro sapone da barba. Allora, mentre intanto lo sto applicando,
ecco che emerge un'altra nota che all'inizio non avevamo avvertito, non avevo avvertito, che è la nota di cuoio, una bella nota maschia, cuoio. E se vogliamo, forse anche un pizzico, un accenno di tabacco. Bene amici, siamo pronti per la rasatura, andiamo a scoramellare il nostro rasoio. Zack! Allora, direi che ci siamo quasi, non sono soddisfattissimo, non del sapone che è veramente molto buono, ma dell'affilatura del mio rasoio che ho passato soltanto su una belga gialla. Secondo me necessita di una ulteriore affinatura, quindi dopo lo passerò anche su una giapponese da finitura e magari, perché no, ci facciamo anche un'altra puntata. Quindi magari, ecco, diamo un altro passaggio. Così andiamo a ripulire un pochettino meglio, che il primo passaggio non ero proprio... Perfetto, perfetto, ora sono soddisfatto, possiamo sciacquarci il volto. Allora, non ci sono né tagli né sanguinamenti, quindi non c'è nemmeno bisogno del lume di rocca. E allora, cari amici, ora c'è il momento che a me piace di più, lo sapete, quello della fragranza, del dopo barba, del post rasatura. Quindi andiamo a prendere, dov'è? Dove l'abbiamo lasciato? Eccolo qui, il nostro dopo barba Vincent, la fragranza ovviamente è la stessa del sapone, chiaramente, vabbè, chiaramente sul dopobarba è più presente, più intensa, più anche intelligibile. Allora, vi confermo intanto questa forte componente agrumata che richiama proprio il calore, la solarità della Sicilia. Si sente proprio la buccia d'arancio, il limone, le foglie di limone. E poi c'è una componente speziata con delle note legnose anche, ci si sente il cuoio, ci si sente un po' il tabacco, le note legnose non so quale essenza possono richiamare, forse non lo so, forse un po' il sandalo, ecco, forse un po' il sandalo. Purtroppo sul più bello ti suona il cellulare e cosa fai? Non rispondi? Bene, 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 ottima sbarbata.
sono molto soddisfatto dei prodotti che ho utilizzato. Il rasoio lo devo finire un pochettino meglio perché tende un po', ecco, non è proprio, non ha una rasatura proprio affilatissima, però nessun graffio, nessun sanguinamento, con un due passaggi ce la siamo cavata piuttosto bene, quindi insomma ci possiamo ritenere soddisfatti. In descrizione, come al solito, vi do alcuni suggerimenti per gli acquisti, quindi andate a vedere in descrizione. E per questa puntata è tutto, io vi ringrazio per avermi seguito e mi raccomando, continuate a seguirmi anche nelle prossime. Ciao, a presto!